Presidente Orlando è il nuovo presidente dell'Atelier di Guadagna. Allora, le diamo il benvenuto e sicuramente la gente si aspetta da lei delle parole di incoraggiamento, quantomeno si aspetta da lei dei buoni propositi, no? Lei cosa ha da dire alla tifoseria atletista che è uscita un po' delusa dall'ultima stagione? Speriamo di fare meglio. Fare meglio non è che poi sia una grande cosa, perché quest'anno la stagione è stata pessima. Comunque, partiamo con un progetto di cercare di portare l'Atletico negli anni in Serie D, di costruire una società solida, e del resto voglio invitare tutti i tifosi a stare calmi e stare vicino alla squadra. Lei parla di progetto che parte da quale categoria? Da quella che sostanzialmente abbiamo conquistato dal campo, quindi la retrocessione in promozione, o c'è la possibilità di sperare in un ripescaggio? Onestamente ancora non te lo so dire di preciso. Io vorrei partire dalla promozione per crescere e portare il progetto avanti, però chissà che ci potrebbero dare anche nuovamente un ripescaggio in eccellenza. Il suo è un nome importante per queste categorie, ma soprattutto il pedigree di Orlando parla di vittorie, no? Parla di vittorie a Mister Bianco, parla di vittorie a Paternò. Senza adesso volere andare troppo oltre con la fantasia, come pensa di costruire questa squadra? Ripartendo da elementi che già quest'anno hanno vestito la maglia atletista, oppure facendo proprio tabula rasa e azzerando tutto? Abbiamo parlato col mister, come tu ben sai il mister sarà Roberto Aiello. Lui è fiducioso di molti giovani dell'Atletico, parlo dei ragazzi, e poi sicuramente dobbiamo costruire la squadra. Ti posso già fare qualche nome di qualcuno che abbiamo preso, tipo Antonio Fichiera, che tu ben conosci, Carmelo Bruno, che quest'anno si è fatto la Serie D ad Adrano e sarà il nostro centrale per il prossimo anno. E così ora partiremo uno alla volta e cerchiamo di costruire un ottimo gruppo. C'è un'affannosa vicenda che riguarda l'Atletico, che è stata quella della gestione del campo di Montepò, che è stato per molto tempo richiesto, poi lo si è avuto per un paio di mesi e per incapacità gestionale il Comune è rivoluto indietro. Ecco, come si comporterà la sua società? Ci stiamo muovendo a questo per far sì che il Comune ci possa ridare nuovamente la gestione del campo. Però tutto questo non dipende solo da me, ma ci vuole anche un interesse dell'amministrazione comunale. In conclusione, cosa si sente di dire alla tifoseria atletista che in questo momento la sta guardando e che sta sognando dietro le sue parole? Io spero, come ho detto poco fa nella trasmissione, di riuscire a trasmettere i miei sogni a tutti i tifosi dell'Atletico, così da cancellare le delusioni che hanno avuto quest'anno. Grazie e benvenuto. Grazie.